Benvenuti a un nuovo appuntamento con Beyond AEW. Oggi sono qua per parlarvi di Rebel, che non dovete assolutamente chiamare Arriba. E se non sapete per quale motivo, vabbè, ve lo spiego dopo, perché io ho ascoltato per voi AEW Unrestricted. Vi darò qualche spunto, ma finito questo video andate a recuperarlo. C'è sicuramente tanta roba interessante di cui io non parlerò e che vale la pena ascoltare. Quindi sigla, cominciamo e poi correte, promettete, eh? Sigla. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Beyond AEW, sono Stefano, una delle voci di questo progetto bellissimo che si chiama AEW Italian Podcast, un progetto che stiamo portando avanti dal 2019, quindi con tante settimane alle spalle di lavoro, senza mai avere un momento di tregua, non ci siamo veramente mai fermati. Questa è una cosa per noi molto bella e molto importante, e per questo vi chiediamo, se siete qui occasionalmente, magari di valutare la possibilità di iscrivervi a questo canale YouTube e magari mettere i like ai nostri video, commentare, fare in modo che questa community possa crescere ancora di più. Se invece siete persone che già conoscono questo progetto, sapete come potete aiutarci. Noi non cerchiamo soldi o cose di questo tipo, cerchiamo le condivisioni, fatte in modo che quante più persone possibili vengano a conoscenza di ciò che facciamo. Un lavoro che è praticamente giornaliero, vi regaliamo quasi un video al giorno, tutti approfondimenti, interviste, cose che possono davvero arricchire la vostra conoscenza, non soltanto dell'AEW ma del wrestling in generale. Quindi dateci una mano come potete. Io cosa faccio in cambio per voi? Beh, per esempio mi ascolto AEW Unrestricted, e ogni settimana cerco di portarvi un po' due o tre punti importanti, spunti di riflessione su ciò che viene detto, ovviamente dall'ospite ai microfoni di Tony Schiavone e di Aubrey Edwards, in questo caso Rebel. Rebel è una lottatrice che ha avuto un passato molto importante a livello sportivo, quindi non è stata sempre solo una lottatrice, anche se è una cosa che le è piaciuta molto, che la prima volta che ha fatto un allenamento di wrestling ha pensato questa deve essere assolutamente la mia vita, e così in effetti è stato. Però prima ha fatto tantissime cose molto importanti per la sua formazione fisica e non soltanto. È stata ad esempio una cheerleader professionista. Ora, io non so quanto voi sapete del mondo del cheerleading, però è un mondo davvero complicato dove devi essere sempre in perfetta forma, capace, scattante, agile. Non esiste una giornata in cui non puoi avere il sorriso, non esiste una giornata in cui non puoi dare tutto quello che hai, il 100% di quello che hai. E lei è stata una professionista per oltre 5 anni, mi pare che siano 7 in tutti gli anni in cui ha lavorato, ha stretto contatto con questo mondo, e non è un mondo facile. Ovviamente questo le ha aperto un sacco di altre porte. Ad esempio, una porta strana, particolare, di cui io non ero a conoscenza, ammetto la mia ignoranza, magari tanti di voi lo conoscono questo mondo, però ho fatto anche parte di una federazione di football in lingerie, quindi diciamo abbastanza svestita, non del tutto svestita, ma comunque abbastanza svestita, ed è una cosa molto particolare, non ero a conoscenza di questo piccolo mondo, o grande mondo, non lo so, quindi mi ha messo un po' così di... il sorriso sulle labbra, no? Non pensavo ci fosse anche questa opzione nel mondo del football americano, e invece a quanto pare c'è. Anche lì è stata sempre protagonista, è diventata capitano della squadra perché lei ci metteva tutta l'anima. E tutta l'anima l'ha messa in tutto quello che ha fatto. Ha provato tanto a imparare a diventare una brava lottatrice, cercando di sfruttare le sue occasioni e anche cercando di mettersi sempre in mostra dove poteva. Ha viaggiato, è stata in Giappone, è tornata negli Stati Uniti, ha lavorato tanto, ha lavorato a Impact Wrestling per esempio. Probabilmente io sono uno di quelli che la reputa non così tanto brava a lottare, però sono anche uno di quelli che reputa il suo personaggio molto valido e assolutamente ben riuscito, soprattutto in questo stint in AEW dove è stata presentata come una semplice truccatrice. In realtà poi abbiamo scoperto avere anche questo ruolo in ring che voleva comunque riprendere e riutilizzare, quindi lo ha fatto ed è stato molto bello, molto interessante vedere come ha interagito insieme a Britt Baker. E sapete, Britt Baker è un pochino il motore di questa rinascita di Rebel. Per esempio la sua risata ormai famosissima, che quasi è fastidiosa, ma talmente tanto fastidiosa che può diventare anche una cosa troppo simpatica, per me per esempio è molto simpatica, quella risata deriva proprio dal fatto di utilizzare un momento di hilarità intorno a un promo di Britt Baker. Questa cosa è stata
sfruttata, e ad oggi noi sappiamo che quando c'è in campo visivo Rebel dobbiamo prepararci le orecchie, perché potrebbe arrivare una delle sue risate a, diciamo, confonderci, a cambiare lo status, l'umore della nostra giornata. Dall'altra parte invece vi dico, non chiamatela Riba, non si può. L'unica che può chiamarla Riba è proprio Britt Baker. Si arrabbia proprio e non risponde se voi la chiamate Riba. È una cosa che lei lascia dire soltanto a Britt Baker, la quale lo fa ovviamente soltanto on screen, e non è una cosa che voi potete replicare. Anche se siete fan che magari la incontrate, non chiamatela Riba, non vuole, non vi risponde. E se vi risponde vi dice: in realtà mi chiamo Rebel. Ed è interessante questa cosa, perché lei dice: io devo tutto a Britt Baker, c'è questa ondata di popolarità, questa ondata di questa nuova forma di intrattenimento che porto e che sta dando ovviamente tantissimo frutto in merito a visualizzazioni dei video, degli skit che mette sui social, le sue foto sui social, i suoi social in generale. Beh, tutte queste cose sono fiorite ovviamente grazie al suo rapporto con Britt Baker, la quale è la star, ma che lascia veramente tanto spazio per brillare anche alla piccola stella di Riba. E lei è così contenta che dice: Riba sì, ma solo per Britt Baker. E questa cosa mi ha fatto molto piacere, vedere anche queste differenze che saltano fuori, perché davvero è importante capire chi ti ha aiutato a fare quel salto di qualità. Un salto di qualità che probabilmente non è quello in ring, ma è un salto di qualità che da un punto di vista del personaggio sicuramente ci ha reso nuovamente una Rebel interessante. Questi sono solo alcuni degli spunti, sono tantissime le cose di cui ha parlato e che ha raccontato in questo video, se lo volete guardare su YouTube sul canale di TNT Drama, oppure se volete ascoltarlo su Spotify, è un podcast assolutamente interessante, quello di Unrestricted, vi consiglio tutte le settimane di seguirlo. Non so ancora chi sarà la prossima settimana l'ospite, ma sono sicuro che saremo qui a chiacchierare insieme proprio intorno al mondo di AEW e intorno al mondo un po' più piccolo ma molto interessante di AEW Unrestricted. Io sono Stefano, vi ringrazio davvero di cuore per aver partecipato, noi ci vediamo al prossimo video.